Buongiorno, ben svegliati e bentornati. A prima di tutto, questa mattina, dopo la rassegna stampa, ritroveremo la rubrica dedicata a voi consumatori a cura dell'associazione Robin Hood. Avremo in studio Pasquale Di Ferdinando, con il quale parleremo anche, anzi, soprattutto, di maltempo e del blackout dell'Enel in provincia di Teramo, perché anche Pasquale Di Ferdinando è in sciopero della fame, come altri eh, cittadini, fra i quali il blogger Giancarlo eh, Falconi, proprio contro l'Enel per i disservizi di questi giorni. Poi, Ospiteremo il presidente del BIM Franco Iachetti, ma cominciamo subito, andiamo a vedere che tempo farà nelle prossime ore e poi la rassegna stampa. Previsioni in Abruzzo. Al mattino sereno sulle aree litorane e montane, sereno sulle aree collinari, nel pomeriggio sereno sui massicci appenninici, sereno sui settori orientali, tra sera e notte variabile con deboli rovesci di neve lungo la dorsale, sereno sulle zone adriatiche. Temperature in sensibile aumento, massime comprese tra 8 e 11 gradi nelle conche Aquilane e Marsicane, tra 15 e 18 gradi sulle pianure adriatiche, venti deboli o moderati settentrionali. Mare mosso. In provincia di Teramo al mattino sereno su Gran parte del territorio provinciale dal pomeriggio fino a notte cieli in prevalenza sereno temperature in aumento massime comprese tra 11 e 14 gradi nelle pianure dell'entroterra tra 12 e 15 gradi sulle coste venti deboli o moderati settentrionali mare poco mosso o mosso iniziamo la rassegna stampa con il quotidiano il centro dalla prima pagina Marcozzi rimesso in libertà, carte clonate, stop agli arresti per l'ex presidente Anmil. Poi il maltempo, strage di polli intanto all'Amadori. Eh, la foto che vedete al centro è eh, relativa alla frana di Miano, la strada si spacca, un arbusto avvisa del eh, pericolo. Nelle cronache l'emergenza continua. Atri e mezza Valfino restano senza acqua. A Teramo, Zooprofilattiche Università, ha firmato il patto per quattro anni. Ad Alba Adriatica, appello al sindaco, code e degrado negli uffici postali di Alba Adriatica. Le notizie nazionali. Riforme: consiglio dei ministri, presidi capi azienda e premi ai professori. Sia al DDL Scuola, Renzi, tempi stretti per i precari. Le Camere ce la faranno. Nei programmi tornano storia dell'arte e musica, detrazioni per le paritarie. La protesta degli studenti, cortei in 50 città, l'istruzione non è merce, sostengono gli studenti. Lo scontro politico Rubi il gelo dei vescovi su Berlusconi, la CEI, la legge è una cosa, la morale invece è un'altra cosa. L'UNESCO avverte, l'ISIS si finanzia vendendo l'arte trafugata. I due anni di Francesco hanno cambiato la Chiesa il 13 marzo 2013 venne eletto Bergoglio. Il suo stile ha conquistato il mondo, gli appelli alla pace, i viaggi, la casa a Santa Marta. Non posso vivere solo, dice il pontefice. E adesso andiamo alle notizie regionali. D'Ignazio, Stoppa d'Alfonso, resto nel centrodestra. Chiavaroli dice nuovo centrodestra in Abruzzo e resta all'opposizione. Teramo la svolta Zooprofilattico Università, Patto di Ferro, nuovo slancio alla ricerca scientifica in città, firmata una convenzione quadriennale per favorire iniziative congiunte e per condividere personale e attrezzature. Nel campus 600 studenti delle superiori per la giornata sulle cellule staminali. Dopo il mega buffet per l'anno accademico, il rettore visita e ringrazia l'istituto alberghiero. Andiamo a vedere le altre notizie, sempre dalla provincia di Teramo. Ricostruzione bloccata, edilizia a picco. Beccaceci del Lance. Ci sono 360 milioni che i comuni del cratere non riescono a spendere e intanto le imprese chiudono. Operatori sanitari, no del Consiglio di Stato. Rigettato il ricorso contro l'ASL degli Ossi interinali, sostituiti dai colleghi assunti a tempo determinato. Ospedali di Teramo e Giulianova. La Modus paga gli elettricisti, scongiurato lo sciopero. Buone notizie per un'azienda teramana da Castelnuovo a Milano, banchi al Malpensa firmati Penta. Il gruppo attrezza l'aeroporto in vista dell'apertura dell'Expo. I danni del maltempo, l'incubo continua, Senzacqua, Atri, Montefino e Castilenti, si è rotta la condotta dell'ACA Farindola, problemi anche a Silvi e Pineto, scuole chiuse, autobotti in ospedale, frane senza sosta, la provinciale Permiano si spacca e continua a spaccarsi, poi tra breve vi faremo vedere anche delle nuove immagini perché la strada continua purtroppo a franare. Arbusti messi dai cittadini per segnalare il pericolo. Villagesso e i generatori si rompono e la luce va via di eh, continuo. Intanto, ecco come dicevamo, vedete la foto del Comitato che continua lo sciopero della fame e che continua a protestare davanti alla sede dell'Enel per i disservizi dell'ultima settimana. Di servizi che, tra l'altro, in diverse zone proseguono. Emergenza in città, il Consiglio si accende, l'opposizione attacca, comune assente. Di Stefano non è vero, ma non tutto è andato bene. Carte clonate, Marcozzi torna libero. Il Tribunale del Riesame accoglie il ricorso dei legali dell'ex presidente Anmil, non ci sono motivi per tenerlo agli arresti. Violenza di genere. In un anno quasi 60 casi al pronto soccorso. Incontro del progetto DAFNE all'Istituto Alessandrini. Il Teramo Calcio incontra i ragazzi di Colleparco in una visita alla parrocchia San Gabriele. Code e degrado nelle poste di Alba. Appello al sindaco, il consigliere Cichetti, portavoce delle proteste degli utenti. Tanti disagi. Il comune si attivi con la direzione. Il processo. Portato in aula un telefono che non è dell'imputato. Domani a Santomero il bilancio e debiti del 2014 approdano in Consiglio. Tortoreto al Parco sul mare i ladri prendono il tè e svuotano la Cassaforte. Alba Adriatica si sbloccano i lavori allo stadio di Alba, approvata la variante al progetto. Il contratto di quartiere non è stato bocciato. All'annunziata Giulianova per il sindaco, l'argomento è stato solo rinviato per chiarimenti. Mastro Mauro Di Matteo, deciso a rispondere alle risibili osservazioni di Febbo. Ancora Giulianova, albero si abbatte sulle tombe del cimitero. Quasi eh, rissa tra vicini rivali nel parcheggio dell'ospedale. Arrivano anche i carabinieri. Pubblicità, il bando va all'ICA e 2 milioni al Comune. Riscossioni delle imposte, sempre Giulia Nova, un tir della polizia contro i rischi del web. Sono stati tanti ragazzi che hanno partecipato all'iniziativa della Polizia di Stato Giulia Nova. Roseto corsa contro il tempo per ripulire la spiaggia dai detriti. Il consigliere delegato Norante convoca i balneatori. Dobbiamo fare tutto prima di Pasqua. I costi saranno divisi tra operatori e comune. Chiesti interventi anche per i tratti di litorale erosi. Per le giornate del FAI, Atri riscopre l'antica filanda. Le giornate del FAI ci saranno il prossimo fine settimana. Un'altra fumata nera per De Simone, il Tribunale del Gambia rinvia ancora la decisione sulla scarcerazione del comandante Di Silvi. Senza lavoro e con una figlia disabile. A giorni lo sfratto, l'appello di una donna Di Silvi. È tutto per quanto riguarda la provincia di Teramo. Adesso leggiamo insieme le principali notizie che arrivano dalle altre province abruzzesi. Iniziamo da Pescara. Truffa alle società di leasing, arrestato broker pescarese. Lippa era ricercato dalla Polstrada dallo scorso novembre, l'Interpol l'ha rintracciato nella Repubblica Ceca. A Montesilvano già frana la strada non ancora finita, cede la scarpata lungo il raccordo in costruzione tra Montesilvano Colle e Spoltore, la provincia danni minimi. Si va avanti. L'emergenza intanto non si ferma, le frane spaccano ancora le condutture, 10 comune a secco e la neve fra crollare il tetto dell'Amadori. Eh, muoiono 17.000 polli, paura Loreta Prutino, dove hanno ceduto le coperture in amianto dei tre padiglioni, salvi fortunatamente i sette dipendenti. All'aquila l'indagine. Nel mirino lavori edili a Casa Guarino, la procura eseguiti gratis da un costruttore per concussione ambientale. Il colonnello replica: Sono tranquillissimo. Ad Avezzano Power Crop, Sindaci Uniti, salveremo il Fucino, ribadita la contrarietà alla centrale a biomasse. A Chieti eh, le casse da morto taroccate, scatta il sequestro, sigilli a 1200 bare cinesi importate a 50 euro l'una. E poi la frana blocca anche la via orientale a Guardia Grele, c'è una nuova emergenza, il Comune è costretto a rivoluzionare la viabilità Ecco i nuovi sensi di marcia. Ed è tutto per la cronaca, la cultura, eh, gli spettacoli, i maestri abruzzesi e i nuovi linguaggi della scultura ceramica. Gli artisti teramani Cheng e Sciannella espongono alla Gnam di Roma con i più grandi ceramisti contemporanei. Poi tutti gli altri appuntamenti eh, in Abruzzo e per quanto riguarda lo sport. Eh, Sansovini, gol, basket e politica. Pescara ti conto il mio calcio a 5 stelle. Il sindaco tra virgolette biancazzurro visita la redazione del centro e dice la pallacanestro il primo amore, voto grillo e sogno la Serie A. Domani la sfida a Carpi, Memusai e Brugman a centrocampo, Baroni deve sciogliere gli ultimi dubbi. Zuparic può tornare in difesa, ovviamente stiamo parlando del eh, Pescara che gioca eh, come dicevamo eh, domani a Carpi in una sfida eh, molto importante. Andiamo a vedere anche le altre notizie sportive pubblicate questa mattina dal eh, quotidiano Il Centro. Andiamo a leggere quali sono le notizie sul Lanciano e poi per quanto riguarda la Lega Pro vedremo Teramo e l'Aquila. Il Lanciano dicevamo sempre per la Serie B. Da Versa carica il Lanciano con l'Avellino senza paura. Domani al Biondi arrivano gli Irpini con 1.300 tifosi al seguito. Serie D, Esposito Massi e il giorno della verità. Il passaggio del Giulianova all'imprenditore di Notaresco è ad una svolta. Per la Lega Pro il Teramo per rotta, Teramo vendica il KO di Pistoia all'Aquila invece si cambia. Dilettanti vota il migliore, avanzano di Fabio e Reale. Per quanto riguarda eh, l'automobilismo, il pilota pescarese di Iorio Ottavo a Magione e dice: Proverò anche a migliorarmi. Per quanto riguarda la mountain bike, Giovanni Di Sante secondo nel trofeo Baia del Re a Roseto nella prima prova della Coppa Abruzzo Wisp si impone il Maceratese Calcagni, la Corradetti e invece prima tra le donne. Tennis Tavolo a Pescara c'è anche l'ex bomber d'Ottavio tra i vincitori del Memorial Zuccarini. Per il pugilato brillano eh, Di Marco e Alfano. Calcio Juniore, Samiternina e Celano muovono la classifica. L'iniziativa per le scuole, Vivere la Neve, gli alunni, agli alunni di Rocca di Mezzo che come vedete nella foto hanno eh, festeggiato. Ed è tutto per quanto riguarda il quotidiano Il Centro. Adesso andiamo a leggere insieme la eh, città. Dalla prima pagina i problemi del maltempo, frana, la conta dei danni. La neve scioglie anche le strade. Al collasso nel Teramano. Milioni di euro solo per liberare paesi e frazioni. Teramo, Scuolabus, l'assessore indora la pillola ai genitori. La signora del vino, si racconta. Marina Svetich, servono giovani che credano nell'agricoltura. Chieti 14 denunce per importazione illegale di bare cinesi senza marchio. La politica, Chiavaroli, le sirene di D'Alfonso non funzionano con Giorgio D'Ignazio. Ospedali e punti nascita, c'è una nuova risoluzione. A proporla la maggioranza per evitare strumentalizzazioni. Mal tempo la neve scioglie anche le strade. Complicato fare anche la conta dei danni. Vedete le immagini di tutte le strade franate e che continuano a franare. In provincia di Teramo, emergenze e allarme, regione e prefetti stilano un protocollo, frane, alluvioni, terremoti, incendi, l'obiettivo è ottimizzare gli interventi. Il riconoscimento l'ACI di Teramo torna a premiare i veterani più prudenti alla guida. A Silvi l'Odissea del capitano De Simone, udienza rinviata, resta in carcere. Neanche l'incontro dell'ambasciatore con il giudice ha dati i frutti sperati. In Gambia, con ogni probabilità, l'udienza per la scarcerazione del Silvarolo non ci sarà prima di lunedì. Enti, patto di quattro anni tra Università e Istituto Zooprofilattico di Teramo. La dirigenza del Caporale ha partecipato mercoledì scorso al Senato Accademico nel campus di Coste Sant'Agostino. Bellante, iniziati i lavori preliminari al sottopasso di Bellante, i tecnici delle ferrovie smontano il passaggio a livello e picchettano l'area per impostare il cantiere. Per la giudiziaria spese con le carte clonate, Nicola Marcozzi torna in libertà. Teramo consiglio meteoropatico come da copione, tra accuse e difese sull'emergenza, tanti spunti interessanti su sprechi, fondi perduti e anticipazioni politiche. Niente più lagne, Guido Campana torna in piazza per un evento del comune dedicato al 154 dell'unità d'Italia piacevolezze persi fondi per la pluriannunciata rotonda del Tribunale. Il capogruppo del PD D'Alberto impallina l'assessore di Giovan Giacomo e fa le pulce ai conti della piscina Acquaviva. Romanelli indora la pillola degli scuolabus. Sempre più concreta l'ipotesi di cancellazione o di ridimensionamento del servizio. Previsti tre incontri con i genitori. Per la politica rifondazione prova a riunire le diverse anime della sinistra. Le notizie dalla provincia, nuova perizia sui telefoni cellulari per l'accoltellamento di Colonnella, un 34enne accusato di tentato omicidio per l'aggressione di un amico. Sempre Colonnella, la politica, il PD, perché una società in salute come la Truentum è stata fermata, si chiede il partito. Dino Pepe apre un tavolo per gli allevatori di cozze. I danni al settore dopo l'ondata di maltempo ammonterebbero a 2 milioni di euro. A Giulianova il bando il comune di Giulianova rilascia due nuove licenze per il servizio di taxi. Annunziata il sindaco smentisce febbo nessuno stop alla variante per il progetto e nessuna manovra ad personam. Bindi un'opera teatrale per raccogliere fondi in favore della Pinacoteca. Religione: convegno della diocesi lunedì prossimo alla piccola opera Caritas. Ancora Giulianova entro il 20 marzo le denunce per i danni del maltempo. Oltre al patrimonio arboreo a subire le conseguenze più gravi, anche le spiagge. Per il dopo pavone a Roseto, Sottanelli scende in campo con un nuovo progetto civico. Silvi ha perso buona parte della spiaggia, le ultime mareggiate hanno riproposto il problema delle responsabilità. Associazioni Egno Pavone partecipa all'Assemblea dell'Avis. Per la cultura il lungo viaggio di sei ragazzi verso isola. Hanno un nome i frati che ospitarono San Gabriele a Montorlio, li rivela un documento scovato durante una ricerca. Ritratti servono giovani che credano nell'agricoltura. La signora del vino Marina Schvetic racconta la sua avventura da imprenditrice, cominciata con l'amore per Gianni Masciarelli. Mosciano a Borgo Spoltino, la tappa zero del Tour del Trio di Fabio Concato. Con il FAI Atri diventa un museo all'aperto. Tornano il prossimo fine settimana nella città ducale le giornate di primavera. Il progetto Ecco i corsi per formare 30 nuovi esperti del settore turistico, sviluppato da Event Italia e dalla DMC Gran Sasso Laga e riservato ai disoccupati della nostra provincia. Cuole, centinaia di ragazzi visitano il camion della Polizia. Grande partecipazione a Giulia per la campagna portata avanti eh, dalla Polizia di Stato, come dicevamo. Alberghiero, D'Amico ricambia la visita al Di Poppa dopo il buffet dell'inaugurazione. Il rettore ospite dell'Istituto per il Turismo rende merito alla professionalità di ragazzi e docenti. Spazio CSI per lo sport, Olimpia, Motion Angels Girl. Gli angeli 007 del volle, entusiasmo, dedizione e partecipazione sono le armi vincenti dell'esordiente formazione di pallavolo. Il punto, il maltempo non ferma il campionato di calcio A11 Open. Si sono giocate regolarmente le partite della seconda giornata dei playoff della Coppa CSI e della Easy Cup. Ed è tutto per, il, per la città, adesso andiamo in pubblicità e poi leggeremo insieme il messaggero. Proseguiamo la rassegna stampa con il quotidiano Il Messaggero. Dalla prima pagina i danni del maltempo in Abruzzo, frane, emergenza senza fine. Nel Pescarese Laca sposta una conduttura di 400 metri, 30.000 a secco fino a domenica. Teramo, una strada si apre in due. Il Comune pubblica online i moduli per chiedere il rimborso. L'ordinanza turismo del disastro al gasdotto eh, esploso di vieto del sindaco. Emergenza frane, non solo natura tra le cause, pure i tubi rotti. L'Abruzzo si interroga dopo i 48 smottamenti in appena 5 giorni. Nomine nella bufera di Pangrazio a Pagano, il confronto sui costi tra gli staff del Presidente, l'attuale responsabile dell'emiciclo, eh, fin qui ha eh, speso di meno. All'Aquila... Guarino e i lavori a casa sono tranquillissimo l'ex comandante dell'arma all'Aquila ha risposto a PM e GIP. Pescara spaccate e degrado il caso del prefetto Boutique nel Mirino ha ascoltato l'appello del titolare. Chieti falsi furti e Iva Ivasa e la truffa delle bare l'inchiesta Madre partì dalla scoperta del deposito a Casa Candidella. Dalla provincia di Teramo, Spending Review, Scuola Bus, l'amministrazione Annuncia Italia, l'assessore Romanelli ha incontrato i genitori dei bambini che usufruiscono del servizio. L'emergenza maltempo, ora i cittadini possono chiedere il rimborso sul sito del comune pubblicati anche i moduli. Il caso sparito il telefonino che era corpo del reato. La protesta castrogno i detenuti in sciopero della fame contro la stretta sull'ingresso dei cibi portati dai familiari. Spiega il direttore. La misura è stata attuata per un problema di natura, di natura igienica e anche organizzativa. Ineto, gasdotto esploso, stop al turismo del disastro, un'ordinanza del sindaco per vietare l'andirivieni dei curiosi. Ad Alba Adriatica pratiche edilizie, nuovo regolamento. A Giulianova il comune vende, le società partecipate, tutti contrari alla decisione del presidente Febbo. Giulianova laboratori per le auto all'Ipsia di Giulianova. Prima iniziativa del genere in Abruzzo voluta dalla Bosch. È tutto per la cronaca, adesso andiamo a vedere le principali notizie sportive. Per quanto riguarda la Serie B e il Pescara, Brugman, Memusail, Pescara ci prova, Baroni nella partita contro il Carpi pensa ad un centrocampo eh, tutto eh, qualità, confermato il 4-4-2, da Versa non firmo per il pareggio. Basket di A2 Silver, Roseto c'è ottimismo per il futuro. Lega Pro. L'Aquila si cambia ancora. Zavettieri per Pisa pensa al 4-2-3-1. Tifosi polemici con squadra e società. Sempre per la Lega Pro, ci spostiamo a Teramo. Vivarini, Teramo. Per vincere serve leggerezza. Il segreto per andare avanti così, stare sereni e pensare solo a noi. Per la Serie D, Giulianova, accordo o autogestione. Oggi o domani l'incontro decisivo. Ma arriva un'idea clamorosa dei eh, giocatori ed è tutto per la rassegna stampa di questa mattina. Adesso andiamo in pubblicità, poi eh, la rubrica dedicata a voi consumatori con Pasquale Di Ferdinando nel corso della quale però torneremo a parlare soprattutto di maltempo. Di nuovo insieme iniziamo con questa foto non a caso. Saluto e ringrazio Pasquale Di Ferdinando che lo vedete anche al centro della foto con il eh, blogger Giancarlo Falconi con il nostro Giancarlo Falconi e le signore che poi eh, Pasquale ci spiegherà chi sono. Si protesta, si protesta a Teramo, Teramo in emergenza da una settimana, Teramo e non solo, io direi a Teramo oh, l'emergenza è passata anche attraverso la mancanza di energia elettrica, energia elettrica che continua a mancare in diverse zone e frazioni della eh, città. Pasquale Di Ferdinando e gli altri che abbiamo visto, ma non solo loro, della foto, sono in sciopero della fame contro l'Enel. Eh, diciamo, Tanto la, la cosa Buongiorno. è partita così, la cosa è partita così. No, non si no. soffre. noi in, in, in pratica, questo gruppo che è eh, rappresentato in questa foto è proprio il gruppo, un gruppo storico. Noi abbiamo fatto tante proteste e nelle proteste, forse lo sciopero della fame è quello che ha creato il legame, ci cioè ha saldato come legame di amicizia. Perché quando fai per una, quasi, cioè per una settimana c'è lo sciopero della fame, insomma, escono fuori anche, no? È tipo l'isola dei famosi, possiamo <ride> dire così, un facendo, riferimento una non a casa. facendo una battuta. Facendo una battuta. Qual è il problema? Il problema è che noi ci siamo sentiti dire, eh, quando abbiamo assunto informazioni rispetto a questo problema della mancanza di luce, che mancano solo 500 persone. Dire, questo quando ve l'avrebbero detto? Una la, la settimana, una settimana dalla, <ride> dalla tragedia, diciamo così. Cioè Dire che mancano solo 500 persone a noi ci ha fatto veramente. Eh, ci ha suscitato un'ira un profonda. No, dico 500 persone sono 500 famiglie, 500 eh, famiglie che possono avere ammalati, possono avere bambini, perché possono poi non avere... Non è che possono avere, abbiamo no. le testimonianze che ci sono no, bambini, cioè, ci no, sono no, anziani ci sono anche sì, malati, sì, sì, senza certo, luce certo. Da una se esattamente da una settimana. Noi La conosciamo perfettamente perché poi hanno iniziato non, a prendere non contatto è ipotesi, non, potendo è esatto, eh? non potendo dialogare con l'ENEL perché è accaduto anche questo, che il numero di servizio dell'ENEL diceva no, la zona eh, ci risulta è tutto a posto poi invece eh, non era così. Quindi il dialogo è passato anche attraverso, attraverso noi e quindi queste, queste realtà che tu adesso dicevi, io dicevo in generale, eh, perché al momento diciamo, di questa cosa non ne ho coscienza eh, e conoscenza, eh, e quindi in pratica eh, ci ha portato a prendere questa decisione dello Chopra Fan che non risolve il problema delle persone, perché non è che... Eh, noi scioperando diamo la luce però accende i riflettori sul problema accende i riflettori sul, sul problema che è un problema ripeto fortemente sentito da noi anche se noi tutti quelli che hanno fatto lo sciopero fame eccetto Annalisa in pratica eravamo tutti quanti belli con la corrente elettrica anche l'acqua diciamo, è tornata eh, rapidamente eh, però insomma è un dovere civico è da giovedì che sono senza telefono e internet che dici devo venire a trovarti per denuncia se non vengo oggi faccio da solo grazie Gennaro questo eh, è un altro oggi, problema soprattutto sì. ha riguardato le zone di montagna perché oggi ad esempio... non, non ci troverai invito Gennaro uh, a telefonarmi eh, perché lì potremmo fare una procedura d'urgenza che è, è diciamo simile all'articolo 700 per quanto riguarda il codice eh, di procedura civile, eh, quindi se mi contatti al telefono, ci mettiamo d'accordo, ti do la mia email o il mio fax, mi, mi mandi. Nemmeno eh, no, perché non posso spedire, non c'è internet. Non può nemmeno telefonare. No, ma, vorrei perché... far notare. Non te lo volevo no, dire. Spero no, che scusa, che, posso che dare un cellulare. consiglio a Gennaro? Sì. Voi oggi tornate davanti sì, a all all Allora, se oggi in mattinata dopo le 10. Gennaro, io non lo so, se no. il signor Gennaro non è terravato, avrà più difficoltà. Se è di terra, signor Gennaro, davanti all'Enel in Viale Bovio, la sede sì. proprio storica dell'ENEL, li, li trova lì e ci parla personalmente, visto che il povero signor Gennaro. Come tanti, non ha il telefono, certo. caro Pasquale. Un po' di dieta non può che farti bene. Ovviamente, scherzo. Continua così. Saluti Luigi. Salutiamo Luigi. Insomma, la dieta eh, si può fare in altri modi anziché il digiuno. È ovvio, è ovvio. Eh, vabbè, eh, chiaramente, la battuta dell'amico Luigi. Ma in questa situazione no, di ehm. dramma che stiamo vivendo da una settimana, un po' di ironia non guasta. Prendiamola con un po' più di leggerezza. Anche sì, perché no, dove no, possiamo no. arrivare, arriviamo. Il no, resto no. Noi, per lo la verità, siamo in. Puntini, puntini, scatta la censura. Eh. Eh, neri, 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 si può dire. Neri, perché neri. veramente è inaudito: è inaudito che anche non so, una funzionaria del, dell'Enedica eh, questa, questa cosa è una stupidata, una sciocchezza. Non ha fatto per noi, signora, se, glielo garantisco. Stava senza mangiare, eh, mordite ma la battuta, eccetera, e degli amici, anche i giornalisti, che vengono a provocarci parlando di cibo, o altri amici Ma è anche un modo che per mandano le foto, le foto di piatti eh, succulenti eh, non, è cosa, non è una cosa facile, eh, nel senso che insomma, alla lunga porta anche delle difficoltà di carattere, di carattere fisico. No, perché in pratica questo, anche abbandono della questione da parte della politica, da parte di tutti. Cioè, in pratica questa povera gente è rimasta, povera gente nel senso che senza, senza luce, non, per altri motivi, è rimasta così all'abbandono e quindi per noi era un dovere civico quello di alzare la protesta. E di significarla attraverso Avete la cifra. E la questione aggiornata questa mattina perché noi siamo fermi. Abbiamo due dati la signora che parlò anche in televisione Villaggesso... per dire che lì avevano messo un generatore esatto. durato un giorno e da ieri sono punti a però il Però pare che sia stato risolto perché in Prade c'erano diciamo dei privati che avevano messo i generatori che andavano in contrasto. Quindi pare che la questione almeno stanotte mi risultava eh, eh, diciamo abbastanza sotto controllo eh, a Castroni invece hanno rimesso la luce poi è andata via, hanno rimesso, è andata via ci sono anche i generatori portati eh, c'erano queste persone dell'ENE che non sapevano dove dovevano andare perché eh, chiedevano magari passando qualcuno si è offerto ha portato anche sul posto eh, insomma, una situazione variegata che dimostra soprattutto una impreparazione all'emergenza e la cosa più drammatica è proprio questa due aspetti L'aspetto alla nevicata: io amo la neve, la lama è rinossata, non la quella pesante. Io, appena iniziato a scendere quella pesante, ho scritto questa farà molti danni perché i capelli bianchi siano Io serano, non mi, Stavolta anche non mi esprimo, altrimenti ne ne me... sembrerebbe <ride> una strumentalizzazione. Memoria per cui storica: parlo, però, di eh. fatto, eccetto che in montagna, non è che c'è stata questa nevicata eccezionale, cioè non è che a Teramo c'è stato un metro di neve, no? no? È stata cioè una neve Pesante, Questo è è pesante, però, eh, però il territorio però dei tralicci. Io ho non visto i villaggesso i tralicci che sono impiegati, cioè, potrei... e quindi qui è... territorio martoriato. Poi, se gentilmente Giancarlo può mandare anche. Il video che è sconvolgente, io non l'avevo visto, noi ci eravamo passati insieme. Sì. Allora, questo, eh, siamo a Miano dove sì. noi abbiamo definito la frana, A Miano c'è una frana che abbiamo definito la mamma di tutte le frane, no? perché è lì da vent'anni. In questi giorni purtroppo la strada di Miano, Villa Romita, eh, Sparazzano sta completamente franando come vedete. Rispetto a ieri, ne abbiamo parlato nel Tg, l'avete visto anche eh, questa mattina sui giornali, la situazione è decisamente peggiorata. Tra breve eh, vedrete perché il nostro collega Giancarlo Rapagnà... Ha fatto le riprese proprio questa mattina alle sei e mezza. Allora, guardate questa scena: c'è un, uh, un. Quello del latte. Quello del latte, latte. latte. si trasporta latte che cerca ovviamente di passare nel piccolo spazio rimasto intatto alla frana. Sì. Però guardate che cosa succede in questo momento. Eh, il. il um, il trasporto latte, il camion che trasporta il latte si ferma, ma non si è fermato perché si è voluto fermare, perché si è impantanato no, a destra. Infatti la, la ruota, di la, certo. avevo visto, che si è piegata. Non è riuscito ovviamente certo. ad andare avanti perché le ruote eh, non riuscivano a girare sopra il fango che è alla destra, proprio nella certo, scarpatina sì, 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 alla destra, è dovuto è piegato, tornare indietro. Certo. Per cui, primo di servizio di stamattina, il trasporto la latte, latte eh, non è potuto passare. Diciamo che il latte è importante perché... Poi sì, c'è tutta la filiera. Questa è la frana che abbiamo visto anche ieri, dove rimase bloccato il pullman. Pullman che stamattina ha scelto di non andarci non a Milano <ride> perché questa strada, vedete eh, come eh, si è eh, ridotta, è eh, eh, transitabile dall'autopiano, i pullman non passano, non passano più. Per cui, doppio di servizio stamattina in quella zona: non possono andare i pullman e non possono andare i mezzi. I mezzi pesanti, che poi il trasporto latte non è un camion grandissimo, però avete visto che non riesce a passare nel tratto dove la strada, la strada è fannata. Questa mattina presto questa era la situazione delle oramai annose e famose frane eh, della zona eh, di Miano. Ma eh, è solo eh, Miano, ma come abbiamo visto l'Abruzzo sta praticamente franando, franando tutto quanto. Io, mm, possiamo dirlo, penso, non un segreto, per il discorso non siamo andati in onda. Forse qualcuno se n'è accorto a noi, noi, Carlo, Carlo sicuramente anche noi siamo stati un, vittime un del maltempo perché Sono la stati... luce è andata via da dove parte il nostro segnale per tre giorni siamo partiti perché se c'era corrente al ripetitore bisognava far ripartire quindi siamo partiti, siamo imbarcati in questa avventura e la situazione a strada non era questa era migliore, ovviamente. Era migliore. È allora questo perché ho allora, raccontato questo aneddoto? Perché quando la neve si scioglie chiaramente scioglie anche ciò. No, eh, il terreno è come una spugna eh, e quindi le frane chiaramente man mano che la neve si scioglie eh, diciamo, hanno, vanno giù e quindi eh, questo tipo di realtà che non c'era una settimana fa adesso, adesso c'è e è. È sicuramente è peggiorerà. Eh, Ieri tra l'altro per completezza no. di informazione in una frana in particolare di Miano la, prima il comune con delle segnalazioni poi la provincia è intervenuta, però è stato un intervento tampone, ma se nel frattempo continuano a franare altre zone a voglia di intervenire, cioè se si interviene da una parte e frana dall'altra parte non si arriva più, purtroppo. Sì, eh, <ride> pensiero va ai romani. che ci a Delle strade romane che Ancora sono lì qui? da millenni, mm. cioè un motivo ci sarà. Eh, no, eh, voglio dire... Eh, No, la, la, la ne abbiamo già parlato diverse volte, la manutenzione del territorio, eccetera. Eh, la cosa più sconvolgente rispetto a tutte queste questione di emergenza, la luce dell'acqua e così via è che non si è avuto sensore chiaro di, di piani di sicurezza. Cioè, io quando è andata via l'acqua, io mi sono messo al telefono, ho avvisato gli amici su Facebook, con tutti gli strumenti che c'erano, molte famiglie non, non erano neanche raggiungibili perché non c'erano né il telefono né le corrente rette per che vedere. Che c'erano in emergenza no, quando se ne è andata l'acqua. Magari un'auto una, un con eh, un altoparlante che avvisava la Come popolazione. E eh, perché ci sono i vecchietti mica hanno né internet è vero, né. È vero. Quindi un'auto che più auto che avvisavano eh, i cittadini, guardate mettete da parte dell'acqua Sempre Gennaro perché, ci scrive, eh, verrò in settimana, però ribadisco, se non no, vengo no, se oggi, vi... domani faccio da solo... Che significa fai da solo? Signor Gennaro, se ci chiarisce che cosa intende per faccio da solo, nel senso qualche modulo, non so, oppure mh, un pochino... Se più riesce chiaro, a se contattarmi, ries... le do il numero, se... ma... 347, 608, se non può venire... Sì, ma se non c'è telefono istruzio... Sì, ma il cellulare ce l'avrà, ce l'ha il cellulare? Sta anche mandando i messaggi. Ti manda di messaggi eh. È vero, è vero. Allora, tre, te, eh, Ma tutto ti devo dire e eh, vabbè, quindi eh, se oh, mi manda, no. eh. adesso le do il numero, <ride> no? poi mi chiama perché se non può venire, così le do io le istruzioni, le istruzioni per lui, se anche eh, diciamo come fare per cercare di diciamo, supplire a questo, questo disagio che mi rendo conto eh, è rilevante. Allora il numero è 3. 347 60 85 547, ho visto che mi guardare perché <ride> pensavi che sbagliavo. No. 347 60 85 547, mi chiama, e eh, sono a disposizione per dare le istruzioni per l'uso. Eh, dicevo quindi in pratica: la, Lo la, scandalo è la mancata comunicazione della politica. Certo. Vi ringrazio per la civiltà della, della vostra protesta. Anche se, ad onore del vero, la mancata informazione, in questo caso in particolare, non è colpa della politica per la mancata informazione, ma avrebbe dovuto comunicare meglio l'Enel, avrebbe dovuto comunicare meglio insomma, le società che gestiscono questi, questi ecco servizi. Qua, Carlo, Caro Pasquale, nella politica teramana. Non, alla politica di Teravana non gliene frega niente del problema. Non credi? Buon proseguimento nella speranza che la protesta rientri al più presto. Carlo, ovviamente ce lo auguriamo anche noi perché la protesta se rientrerà significherà che la luce che è tornata da Che anche l'ultimo utente ha avuto l'utente. Perché il sindaco non li fa ospitare in albergo chi è in difficoltà? Dovremo. Sì, diciamo qui, eccola, un piano di emergenza dove... Dovrebbe... Mi ricordo ieri mattina eh, mi ha chiamato una signora di, diciamo, di Ioannella, Ioannella, con un malato oncologico terminale dentro casa che mi ha detto ah, io sono senza luce, eh, c'è il letto antidecubito che funziona in elettricità e quindi diciamo, le conseguenze della postura nel letto senza questo lettino antidecubito, quindi significa le piaghe, le cose eccetera. Insomma. Quindi, quando pensiamo alle persone, non pensiamo solo alle famiglie che bene o male si possono organizzare, Ma si anche possono gente spostare. Che non ha gente che sta soffrendo, sta soffrendo. Ti risulta che qualche politico abbia presentato un'interrogazione parlamentare? No, certamente. Ciao Carlo, uh, ieri c'è stata una nota sì, nel senso che uno, eh, e ce lo ha comunicato con, un, con una nota ufficiale, eh, l'onorevole eh, Tancredi del nuovo centrodestra ha presentato un'interrogazione parlamentare eh, sull'emergenza eh, post-maltempo in Abruzzo. Da giovedì sono senza acqua, senza telefono e da dicembre che la posta... Eh, lo devo, la devo andare a prendere alle poste ma siamo nel 2015 nei tempi di guerra grazie dammi una risposta gentilmente chiedo di segnalarci magari in regia la chiamo io c'è cioè il numero c'è cioè il numero in cioè regia ce l'abbiamo il numero Gianca penso sì eh, e quindi se mi consente la, la chiamo eh, quindi mi faccio spiegare meglio così cerchiamo di darle una mano chiaramente sono Buongiorno, il disastro del patrimonio stradale è dato dall'incapacità degli uffici tecnici degli enti di controllare, programmare e spendere le ingenti risorse che a causa delle emergenze spesso vengono dispersi in mille rivoli senza beneficio perché l'associazione, perché l'associazione non chiede l'elenco degli interventi fatti dalla provincia e dal Comune negli negli, anni, negli ultimi cinque anni. Si formerebbe un albo di spesa utile al controllo? Della spesa stessa. Beh, cacofonica, la, la, la parte rende finale del bene, però, idea. Rende sì. bene idea, come molte volte queste cose. Beh, eh, è uno spunto, diciamo, non è tanto. Io parto solo dal presupposto, non è tanto la spesa come si fa, eh, eh, c'è cioè, cioè la spesa, quello che si spende, quello che si dice di fare, è la qualità di quello che si fa. Perché non è che molte volte risparmiando, eh, no? Eh, si spende meno. Bisogna fare Io faccio sempre un esempio per far capire eh, la mala gestione del territorio. Noi abbiamo il tratto che va da Teramo ad Ascoli Piceno dove sono stati aperti mi pare, 12 cantieri per quanto riguarda appunto, questo collegamento, no? quindi a Piano Lenta, al, al Bivo di Campri, a Villa Pasto dove c'è sempre il problema, no? tra l'altro farebbe risparmiare diversi chilometri. Sono stati aperti tutti eh, questi 12 cantieri, però sono tutti quanti così fermi, non solo. Ma adesso le piante, l'incuria del tempo eh, sta, sta rovinando quelle opere che sono state fatte. Allora invece di aprirne 12, no, facciamo così come si fa in altri posti: ne apriamo un tratto, concentriamo tutte le risorse su quel tratto, risolviamo quel problema e intanto, eh, abbiamo risolto per un problema. Per è una soluzione Quindi, definitiva, per esempio, eh. Invece di fare, eh, no, iniziamo con tutti quei lavori lì al bivio di Cambria, cioè, finiamo a fare il ponte di, 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 di Villa Passo. Si fa a posto, una cosa messa a parte, la cominciare rendiamo, la collaudiamo. A a stabilire le priorità e, no, e la, concentrarsi se, se, su... Se, 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 se no tu sporchi diverse cose e non risolvi, e non risolvi, e non risolvi. E non risolvi niente. C'è un altro messaggio, lo possiamo leggere, lo abbiamo letto. tampone. Fa. Al piano della lenta, come tutte le scuole sono state chiuse per mancanza di acqua e di luce. Al piano della lenta la luce è tornata il venerdì, dunque parliamo di una settimana fa sì. alle 9.30 e l'acqua c'è sempre stata. Perché hanno chiuso la scuola? E perché se il sindaco poi fa l'ordinanza di chiusura non può fare, fare distinzioni, diventerebbe, credo, impossibile andare a vedere dove il disagio c'è e dove non c'era. Era un'ordinanza sindacale per cui ha deciso so, di chiudere tutte le scuole. No, sto sorridendo perché ieri Gustavo Bruno ha fatto una battuta rispetto alle cacchine ai bambini piccoli nella sua rubrica che ha. E quindi mi, mi scappava il sorriso per questo motivo. Sì, molte volte se c'è, tenete conto che Cialente all'Aquila ha fatto la chiusura delle scuole in previsione della neve, poi la neve è stata questo <ride> lassante <interessante ride> e non no, c'è stata, 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 stata... Non c'è stata all'Aguila. Per chi ha un'attività di ristorazione, avendo dovuto disdire più eventi, eh, può richiedere il mancato guadagno per mancanza di energie elettriche e acqua? Grazie. Guardate, su questa questione io ne ho sentite adesso anche in questi giorni in tutti i colori. So quasi per certo che l'ENE darà l'indennizzo automatico senza essere richiesto, tanto l'indennizzo automatico che in questa circostanza non aspettava perché eh, la delibera dell'autorità che prevede indennizi automatici esclude, il punto 2 esclude eh, i casi di, eh, come questo di tempo di un certo il tipo, di calamità naturale e di sciopero, quindi esclude l'indennizzo automatico. Eh, bisogna trovare il nesso di causalità se si trova il nesso di casualità quindi si può dimostrare che in pratica questa cosa c'è stata non per l'evento eccezionale ma per mancata manutenzione, per altre cose quindi si potrebbe richiedere. Eh, anche rispetto all'altra volta, eh, diciamo con quelle del gas non sappiamo che una serie di procedimenti. È stata presa qualche iniziativa a proposito di quello che stai dicendo per il rimborso gas sì, sì. dello scorso anno. Sì, c'è un modello in consegna gratuita, mettetevi in contatto con noi. Qui è successa una cosa bellissima. La possiamo dire come no? La dobbiamo dire. Allora, facciamo, facciamo questa richiesta di rimborso. <coughs> perché? Perché in pratica eh, un passingero. Qual è stato il motivo per la, la lungaggine del riprista corrente elettrica? Tu lo sai qual è stato? No, perché quella è andata via il gas, no? Quindi poi è stato eh, perché hanno sbagliato. Quindi, si è acclarato che la, la rete di gas, quella nazionale, che ha procurato questo, questo problema. Tant'è che adesso gli indennizi non li chiederemo a loro. però il ripristino si è prorogato per una questione di sicurezza. Sì. cioè in pratica non poteva essere rimesso il gas nella rete, perché Era altrimenti l'abitazione... abitazioni, cioè quindi casa per casa. La delibera sull'indennizio per quanto riguarda il gas, parla chiaramente di l'indennizio di essere dato laddove il ripristino per la sicurezza abbia durato superiore a due giorni e quindi noi abbiamo fatto fare richieste sulla base di questa delibera di, eh, eh, sulla base di quest'articolo di questa delibera ci risponde nel gas la 2 rete gas scusatemi, la 2 rete gas ci risponde dicendo intanto non abbiamo causato noi il danno ma l'ha causato la rete nazionale che non ci ha dato il gas benissimo, giusto Secondo punto, non vi spetti il rimborso. Vabbè, è giusto che ci no, in prima battuta c'è. Cioè. Ci provano, no? Terzo punto, dici no, perché quell'articolo a cui fate riferimento voi riguarda la sicurezza post condatore eh, Ma noi quello abbiamo chiesto. Eh, abbiamo chiesto cioè, Si sono contraddetti sì, sì, ah, no, nel no, Un'auto a volta Allora, adesso che, che abbiamo fatto, abbiamo eh, fatto l'intervento dell'autorità per cui adesso l'autorità valuterà perché se l'indennizzo, così come diciamo noi, andava in automatico dato, saranno sanzionati e saranno costretti poi a darli in automatico a tutti quanti gli altri. Per cui siamo in attesa della decisione dell'autorità. Questo per quanto riguarda i classi della. Uh, Un'altra cosa che va in giro su internet è, di, è quella di dire: fate il reclamo alla, uh, la, mh, allo sportello del consumatore eh, dell'autorità, sportello consumatore dell'autorità dell'energia elettrica, del gas e della, di quella idrica che è presso l'acquirente unico eh, a Roma. Non è possibile questo tipo di ricorso va fatto dopo 40 giorni che si è fatto il ricorso in via ordinaria. Il ricorso in via ordinaria va fatto la proprio eh, venditore di energia elettrica, quindi sulla base di chi... Eh, della società con la quale uno è contrattualizzato, quindi può essere Enel, Julia, eh, può essere Ener Energia e così via, quindi il reclamo è fatto a loro, loro lo mandano all'Enel distribuzione che è quella che gestisce eh, la rete, nel caso in cui ci sia diniego, non risposta, dopo 40 giorni è possibile presentare all'autorità il reclamo, quindi un'altra diciamo, bufra che va in giro sulla rete. Ma si può pensare di ripavimentare il corso e Piazza Martiri di fronte alle frane e al disastro che c'è nelle frazioni e poi ci vengono a dire che sono finiti i soldi? Eh, che dire, sono d'accordo, cioè, mi sembra. In una condizione come questa le priorità sono diverse. Buongiorno signor Pasquale, mi chiedo quale può essere il motivo per cui Enel non riesce a ristabilire la normalità e che interesse potrebbe avere l'Enel a mantenere il disagio? Grazie, il motivo purtroppo è che eh, gli operai che sono stati chiamati da Enel, uno dei motivi, e che vengono da fuori regione molti proprio per far fronte all'emergenza, non conoscono il territorio, è, è semplice. Cioè, sì, cioè, è proprio questo c'è anche questo mi, raccon mi raccontava un'amica una, un cara che in pratica sono andata a lei e andava trovando una linea perché la carta gli diceva che quella linea portava corrente in e lei diceva questo guardate è inutile che andate giù sotto al fosso a trovare. quella è una linea vecchia che non funziona ah, più sì, sì. cioè in pratica è morta lì e loro oh, no no allora questi notti con le pile cioè, sono andati giù sotto al fosso e quindi hanno perso del tempo utile per, per constatare quello che gli era stato detto che quella linea non era, non era funzionante. Uno dei problemi, allora, è, stato uno un dei punto problemi punto. è stato anche questo. Ma eh, la protezione civile? Mm, poi, poi ci, ci veniamo. Allora un problema è stato questo, infatti noi abbiamo detto uh, uh, più volte, che dovete darci il pod. Il pod è il punto di rilascio della corrente elettrica, quella che identifica eh, esattamente dove l'abitazione. Perché molte volte può darsi che in una via... Tutti quanti hanno corrente elettrica, in due casi, una casa c'è, cioè manca perché magari si è sprogrammato il contatore elettronico per altri tipi di problemi. Quindi se ci fate la segnalazione a noi o anche alla cosa, dovete dare il pod. Il pod lo trovate sulla bolletta eh, dell'energia elettrica, POD, pod poi inizia per quanto riguarda corrente elettrica, IT001E e poi c'è l'1. Grazie a quello lì si risale esattamente a... Molte segnalazioni, sono arrivate pure a noi, sono generiche. Castrogno, Villago, è fatta la pesca, eh, no? Quale, qual cosa. Quindi, al di là della problematica generale, quindi grosso, dei grossi guasti generali, poi ci sono, diciamo, accaduta. Eh, quindi media tensione, bassa tensione e quindi anche la difficoltà molte volte di individuare. Il caso che dicevo prima, <coughs> per esempio, l'Enery diceva che la zona è a posto, invece... Quello mi diceva no, no qui non ha posto no. un cavo perché non c'era corrente elettrica. Quindi, poi, più. grazie appunto a questi dati è stato subito, subito interrotto. Teramo, peggio dell'Africa, <ride> manca la corrente da otto giorni. Alle case popolari di Villa Gesso e il sindaco Se ne frega, dice che scrive questo messaggio. L'Enel non sa dire nulla, le istituzioni sono assenti, siamo nel 2015 e non nel medioevo. Quindi, purtroppo, da questa cosa eh, la notizia che ho dato prima viene smentita, quindi a Villa Gesso, Ancora oggi, nonostante quella cosa, la problematica dell'interferenza energetica quindi non c'è. Ci sembra ridibile. giusto sospendere lo scuolabus a due mesi dalla fine della scuola. Qui non so se sai la, la sì, questione. Sì, Il Comune per una questione Romanelli. di spending review ha deciso... Valuterà se sospendere o meno eh, il servizio di scuola o comunque se mantenerlo solo per le, eh, per le famiglie che ne hanno davvero necessità. Adesso l'amministrazione comunale avvierà una serie di incontri per stabilire il da farsi, dunque eh, non verrà sospeso domani. Cioè, almeno l'intenzione del Comune, quella sì. che ha comunicato, è eh, di voler incontrare bilanci... le famiglie e cercare di capire come poter per risparmiare. Se è stato fatto un bilancio e in questo bilancio era previsto questo tipo di, di servizio, che tra l'altro viene anche eh, pagato Quindi da pagato, chi lo, sì. lo, lo, lo utilizza. Se si è fatto il bilancio e si è fatto il bilancio qualche mese fa, oggi questa, questo fumacce sereno. Bah. Buongiorno a tutti, è vergognoso come sia stata affrontata l'emergenza. Certo. Non si possono lasciare sole persone anziane bravo, e invalide. A Villa Villagesso non abbiamo luce da giovedì a mercoledì. L'acqua da sabato a mercoledì il piano neve, la manutenzione, lo spirito d'emergenza da parte del Comune non ci sono stati. Sì, questo è così come il telespettatore di prima ha posto l'accento a quello che avevo detto fin dal, dall'inizio della trasmissione, cioè la sensazione, e questa è la conferma, che abbiamo avuto tutti è proprio l'assenza di un piano di emergenza. I piani di emergenza si fanno a bocce ferme, in modo che quando accade qualche cosa... Tac, parte la macchina. Cioè, io ho pensato subito: quando guarda la carenza dell'acqua, le autobotti. No? Scusate, sì, scusa, ti leggo questo altro messaggio. Siamo un popolo di collusi: altro che mafia, camorra, eccetera. Una vera e propria. Vergogna, mi sembra un oh, po' mi esagerato. Mi <ride> Passare fuori. dalla mancanza di un piano di emergenza, ecco però qua. è ovviamente il punto di vista del nostro telespettatore eh. o telespettatrice e noi ris lo rispettiamo. Collezione le zone al versante a Miano e a mezzanotte. Sopra è la condotta del Ruzzo. Non sarà che le perdite che ci sono hanno causato le frane che non ci sono mai state. Buongiorno e grazie. Potrebbe essere anche oh, questo. Sì. In pratica noi abbiamo. Oh. Voglio anche capire. Che alla natura non si comanda, ma non possono abbandonarci così dopo così tanto e tanti disagi. Brucchi potrebbe mettere a disposizione una camera in albergo a tutte quelle persone che vivono ancora queste difficoltà. È o non è emergenza? Vediamo se ci sono altre, può rispondere. Sì. Mm. Anche perché mi pare comunque il tenore di sì, tutti i messaggi è quello, insomma aiutateci in questa situazione di emergenza, trovate una soluzione. Castrogno senza luce, un mio amico ieri sera è andato dai genitori perché uno dei due bambini ha dei problemi cronici e non possono permettersi di rischiare di rimanere sì. al freddo. Poi di fatto quello che funziona è la solidarietà no? Tr trasversale, la possibilità che siano i parenti. Ecco appunto quando dicevo c'è una mancanza, perché è un piano di emergenza, Può anche prevedere il fatto che si requisiscono degli alberghi, delle residenze, eccetera, per dare ospitalità eh, alla. Allora, ricevuto da Facebook notizie che il 2016 il Ministero vabbè, ha intenzione di riattivare il servizio obbligatorio di leva per maschi e femmine. Ma sono matti, perché spendere soldi che non abbiamo e tornare a quel regime che ha rovinato molti ragazzi? Io credo ma di col no. Il presidente della cioè, Repubblica Mattarella, che è stato quello che ha abolito la leva obbligatoria. Io credo mi proprio. sembra un po' difficile, Cioè, ci informeremo, <ride> ma non, io no, personalmente no, no, no. Notizia, non lo so. La notizia è uscita: è sì, uscita. Sì. Mi, mi sembra. Uscita. Ma non solo su Facebook. Mi sembra, ma <coughs> è eh, un mio parere personale se dovesse succedere facciamo un salto all'indietro di 30 anni. Cioè, credo, spero. No, ma no. ripeto, il presidente Mattarella è quello che ha abolito la cosa. Ora poi controfirmare lui beh, Immagino che insomma non <coughs> Nel qua un po' di coerenza, immagino di sì, ovviamente. Nel quartiere Cona la Questa linea telefonica di DSL mancano da una settimana. Il 187 sì, non sa dare resto. Noi risposte. abbiamo, ecco, per quanto riguarda la Cona, abbiamo già attivato le procedure perché sono arrivate già le segnalazioni. Abbiamo già attivato le procedure d'urgenza, abbiamo già interessato le, gli, organi, gli organi competenti. Quella zona lì, anche il Gennaro si, si chiamava e eh, si riferiva a quella zona lì, per quella zona lì già eh, abbiamo eh, fatto stiamo, la segnalazione. Stiamo lavorando, sì, sì, perché è arrivata già da, da quasi una settimana, dopo due giorni del disagio è arrivata la, la segnalazione. O l'emergenza è solo per il Comune perché non riesce a soccombere alle spese? Beh, credo che anche il Comune, come tutti i comuni insomma sono in emergenza perché qui i soldi sono tanti per far fronte, ci vogliono tanti soldi per far fronte a questa emergenza. Mia figlia che frequenta un asilo nido privato ha comunque frequentato in quanto le maestre hanno provveduto alla raccolta per eh, cucinare e per la pulizia dei sederini. Un plauso, lo dice Contessa. Poi sì. i privati si organizzano come meglio credono e in questo caso hanno funzionato diciamo così, meglio del, del pubblico. Grazie Barbara Villagesso, lo dice Barbara di Villagesso e il grazie credo che sia, che sia per te. No, per tutti noi, ma adesso sono preoccupato perché io per Villagesso ho avuto notizie questa notte rassicuranti. Adesso veramente. No, ma magari loro. So... Un messaggio in particolare, non so se ci hai fatto caso, faceva riferimento alla mancanza della luce fino a mercoledì, ah, ecco, evidentemente ah. comunque l'hanno risolto e quando, e quando parlavano di mancanza della luce <coughs> lo facevano in generale. Infatti certo, a Villages c'è quel tradicio a fianco al cimitero sono andato a vedere che è crollato e c'erano fino a giovedì i cavi sulla strada. Cioè, la protezione civile sol, serve solo per dirigere il traffico nelle ah, corse di Questa bici amatoriali, annotato, sì. per custodire i parcheggi nelle feste. Protezione civile è una parola grossa. Questa Buongiorno. è una cosa che ci hanno già, già cosa. Già Ripeto. A noi chi ci pensa? Chi fa da sé fa per tre. Questo è anche vero, è un proverbio, ma evidentemente se esiste in passato. Chiediamo al Comune i nominativi delle persone che vengono pagate profumatamente per gli appalti per le nevicate. Non hanno fatto il loro lavoro. Guardate, Colle Parco. Andiamo su tutti i messaggi. Anche su Colle Parco stanno, la collina sta, <coughs> sta venendo allora, giù. Su Colleparco allora tu devi sapere. Te lo posso dire? Sì, stavo cercando. No, scusa, vabbè, diciamo io quando vi 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 vedo vi 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 le cose in dialetto poi mi esalto ah, come ecco bambini. Così, certo. Come fate voi con la neve io mi esalto con il dialetto. Nae è ah, nind, quando nangue, ma quando struie <ride> PS al fantastico ipocce la corrente? Non, mai, non avevo letto il dopo, se no avrei riso ancora di più. Non è mai mancata nessuna infiltrazione d'acqua da domenica fino a martedì, eh, tornano le piogge. Siamo in pericolo serio. Allora, intanto, Mannaggia, una notazione di noi, sul dialetto intanto. terra-mano: eh. Eh, vanno messe le vocali finali anche se poi non si leggono. Quindi, nint ce, ce la è. Quando, quando ce la laia, la se poi non si reggono, e quando strugge, però ah, là questa, ce messa la laia. Allora, tornando a uh, bomba, quindi al discorso di Pino, simpaticissimo questa, sì. questa eh, tu, devi sapere che io sono stato eh, l'unico a oppormi affinché a Colle Parco fossero costruite le case, no? Perché Ma tu. Par... Devo dire che ti sei opposto a <ride> un sacco no, di cose, no? Non è, no? Eh, sono par... ti faccio la battuta per partire, no? Tra l'altro, no? Tra l'altro. Sono accadute cose gravi all'epoca. Sì, a è una storia infinita quella di questo. Sì, consegniamo come associazione i manifesti al Comune di Teramo contro quella cosa, eh, con tutta una serie di considerazioni, che sono scomparsi. Cioè, L'ufficio affissione di Teramo ha eh, perso i nostri manifesti. Quindi, per farti capire il clima e che cosa è successo. E quindi con le parco stanno costruendo una zona che secondo me che è quella che unisce eh, la strada che va a Viola con le Parco, che è una zona che secondo me si sa che viene giù. Vabbè, comunque continuiamo a farci male. L Hanno costruito su un fosso, c'è un fosso che scende dall'ospedale, diciamo una stradina che scende dall'ospedale e che va giù verso il Vezzola, che tra l'altro mi raccontavano i miei genitori che all'epoca, eh, quando il Vezzola andava in piena, eh, quindi l'acqua era, eh, diciamo, era sporca le persone andavano a lavare su questo eh, diciamo, eh, fiumiciatto che scendeva da Colleparca andavano a lavare i panni perché da, da lì, da lì scendeva, scendeva, scendeva la famosa preda marmalata eh, che eh, la pietra eh, di, eh, di arenaria che diventava piatta a forza delle, delle signore che ci lavavano sopra, sopra i, 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 diciamo, i panni adesso voi andate a vedere è costretto all'inesistenza quindi quando poi vediamo le immagini di Geno cioè, di questi fossi e diciamo oh, ma come hanno, hanno chiuso cosa sta accadendo pure Sperando a che non non accada mera, più. la natura scusa sì. la natura non è matrigna la natura è mare quindi tutte le conseguenze negative ho letto prima un messaggio eccetera che noi abbiamo non sono dovute alla natura sono dovute a quello che facciamo noi alla natura quindi la natura non fa ne altro eh, che riprendersi quello che è suo, laddove chi la tratta non la tratta con rispetto e con la dovuta cosa. Quindi, eh, continuiamo a farci il male, Stanno costruendo anche verso il Vesolo un altro palazzone eh, che sta completamente fuori la linea di tutti gli altri palazzi. Cioè, eh, vabbè. Sperando sì. che non accada cioè, più cioè, poi una non tale emergenza, dire, eh. se proprio dovesse accadere, spero coincida con un periodo preelettorale. Secondo voi i politicucci di zona sarebbero presenti? Sì, dovremmo mettere io e Falconi bigliettini. Eh, per la presenza nel City in eh, perché se no ci sarebbe troppo affollamento per la visibilità e quindi dove mettere i bigliettini in modo da consentire un po' la volta... Questo se la protesta... Di, se, se, eh, no, nel caso in cui era sotto, in sotto, eravamo sotto campagna elettorale... Cioè. Inutile che noi parliamo, <coughs> siamo in balia di persone che non sanno nemmeno dove stanno e che fanno, sanno solo mangiare. Mm. Vabbè, oggi Ripeto, Sindaco Brucchi metta a disposizione gli alberghi per chi si trova al freddo per mancanza di corrente. Magari per e chi questo non dovrebbe non essere la un piano di emergenza. Sono nato in una famiglia povera. Mia mamma ha dato alla luce pochi figli. La maggior parte li ha dati al buio. Siamo figli del buio e ci spaventano due giorni di buio e la mancanza di ADSL e internet? Beh, questo Vabbè, è un altro questo punto questo di vista. È un punto di vista veramente, cioè, non oso neanche commentarlo, proprio oggi, proprio oggi, ieri cioè, è uscito il rapporto dell'ONU per quanto riguarda la Siria e il dato della luminosità è un dato importante di civiltà di Cos. Quindi proprio attraverso la luminosità rilevata dai satelliti hanno... Eh, constatato che in pratica in Siria si, si sta spopolando e che quindi c'è una vera e propria emergenza per quanto riguarda cose. quindi non, non torniamo indietro. Eh, il buio eh, è una cosa che fa parte del passato, molto probabilmente se continuiamo così, farà parte eh, del futuro dei nostri nipoti, pronipoti e così via eh, eh, dicendo. Solo il core come istituzione che risolve concretamente in un momento di totale menefreghismo, grande Pasquale, lo dice Marco. Sì, Correcom per quanto riguarda eh, appunto la le questione legata alla comunicazione sicuramente. Sì, eh, condivido la, la protezione la civile e volontariato non hanno i soldi per la benzina e i mezzi e il Comune deve pagare gli interventi dell'anno scorso. Questa è un purtroppo un'altra verità. Per cui anche per la Protezione Civile è anche difficile intervenire in casi come questi. Buongiorno, ma infatti l'unica cosa che non viene giù da sola, neanche col terremoto, vorrebbero buttarla giù loro per 22 milioni di euro. Ovviamente parlo di Via Longo, l'housing sociale di Via Longo. Che poi, tra l'altro, su Via Longo, quelli sono. Tu non so della storia di Via Longo. io, non essendo <ride> terra di origine, qualche storia mi sfugge: <ride> erano gli abitanti del cuore di Teramo. Cioè, quelli che sono andati in via Longo erano gli artigiani, gli abitanti eccetera, della zona più vecchia di terra, quella del, eh, Giro al Duomo, eh, al Teatro, no? quella zona lì, che fu oggetto dell'abbattimento di Santa Maria Abitetto e quindi queste persone furono portate da lì a, con la costruzione delle case minime, perché diciamo, la, la grandezza degli alloggi era, era minima, la costruzione delle case minime in, in via Longo. Brucchi, i soldi stanziati per il corso, se li usasse per emergenza, verrebbe ricordato nei libri di storia. Ruba per giusta caso. Ve lo immaginate? Sì, nel senso che quelli sono fondi mirati, insomma, non possono essere eh, sottratti a quell'intervento lì e spostati all'emergenza. Infatti, se un sindaco facesse una cosa del genere, intanto non li avrebbe perché non li darebbero. Però sarebbe davvero spostare, rubare dei soldi per un intervento e spostarli per... Per un'emergenza, purtroppo non, immagino e temo, e anzi sono sicura che non si può fare, con l'atterrato basso edifici con apa sono senza abitabilità dal 2000, eh, che ci abito senza saperlo. Per un caso ne sono venuta a conoscenza, che devo fare? Eh, purtroppo su questa, su questa cosa, eh, noi um, siamo intervenuti come associazione per un'altra questione e ci siamo dovuti fermare perché il rischio oggettivo adesso. Chiaramente lo invito a accontentarci e poi vediamo la questione non specifica, però è un'altra realtà che è successa, una cosa grossa sulla quale noi siamo intervenuti, siamo costretti, eh, diciamo, su parere dei nostri legali a fermarci perché se saremmo andati avanti rispetto a quella, a quella cosa eh, molte persone avrebbero perso la casa, quindi molte volte eh, diciamo, anche noi ci dobbiamo fermare perché rispetto a una perdita di una casa comprata legittimamente ma per causa di uno speculatore eh, non eh, messa in regola. Quindi ci contattasse e vediamo. Neve, neve abbondante che si scioglie, poi acqua, acqua in ogni luogo, purtroppo certo. nemmeno una goccia da bere. Terra una storia di abbondanza, non sfruttata per manifesta incapacità. Andiamo velocemente eh, Giancarlo dalla regia con gli ultimi messaggi perché poi ci dobbiamo, ci dobbiamo salutare. Buongiorno, grazie a Giancarlo Falconi che è tornata la luce domenica a Villa Tofo Sant'Eleuterio, lo dice Ernesto e giriamo i ringraziamenti a Giancarlo Falconi che ci sta ascoltando. Al Falco, al Falco. E ricordiamo che prosegue lo sciopero della fame fino a quando <coughs> non arriverà la luce. In tutte le utenze che sono rimaste senza luce a causa del certo. maltempo. La verità è che Brucchi non è stato capace no. di gestire sì, l'emergenza. Tutto il resto lo conosciamo, i due tralicci sono ancora a terra, lo dice, lo dice Barbara. Ribadiamo, ehm, qui sono diverse le istituzioni che avrebbero dovuto gestire questa emergenza. Per quanto riguarda la luce e l'acqua in particolare, credo che eh, il, gli enti pubblici, intesi come comune e provincia, poco potevano fare insomma qui l'emergenza o le responsabilità dell'emergenza. Due, Sono imputabili insomma ad altre, cose, ad altre assenza, società, non agli enti locali cioè, Però in qualsiasi caso due cose, assenza di un piano di diciamo, protezione civile, ma non significa che benzina, cioè sapere cosa fare in caso di emergenza. L'altra, eh, la frana di, che c'è stata nel Ruzzo era derivata da una perdita della condotta del Ruzzo. Io so che esiste un sistema, lo fanno anche sia satellitare. Che personalmente, perché conosco, ho fatto consulenza a una società che fa questo lavoro, per la SNAM, la possibilità di monitorare eh, attraverso eh, diciamo, dei meccanismi eh, con della um, corrente a basso voltaggio che passa sui tubi di eh, eh, individuare eventuali, eventuali rotture. Ora non si capisce eh, perché queste cose non si fanno. Eh, si è fatto il potabilizzatore che costa. Oltre 10.000 10 euro, e anche in questa emergenza non è servito perché l'acqua poi a termo non è arrivata, poteva arrivare al potabilizzatore. Il potabilizzatore, voglio ricordare, alimenta anche l'ospedale, quindi lo scavo è stato fatto. Quindi non è stata. Non, non è stata quindi ci troviamo di fronte. Eh, così, eh, siamo sgomenti perché non riusciamo a capire. Cosa pensi delle due palazzine costruite nella strada che va per Castrogno, vicino alla strada chiusa sotto viale della Resistenza? Un fosso riempito di terra. Ma diciamo che queste cose siamo pieni di esempi, eccolo qua. Pasquale ha ragione, io sono nata a Villa Mosca. A Colle Parco la terra ha sempre camminato. Appena il cartello fuori Villa Mosca. Nella vallata sotto Colle Parco mio nonno metteva i pomodori senza innaffiare l'acqua, usciva in superficie. Ora ci sono due palazzi di lusso eh, fatte, fatti da gente raccomandata. Grande Pasquale, siamo sì. contenti. No, questa è una possiamo finire qui perché dopo un messaggio questo No, beh, la storia di Colleparco è nota, insomma, Colle sì, Parco sì, frana da sempre e da sempre continua a costruirci sopra. Sì. Noi poi qualche giorno fa siamo andati a riprendere la, la strada, abbiamo ripreso solo quella, ma tutta la zona ci dicono che sta subendo questo scivolamento. La strada faccio... sotto ai palazzi con le, famosi palazzi con le cupole, no? Sì. Quella strada lì che poi porta al, alla zona commerciale, commerciale di, di Colleparco, la strada proprio si sta, si, si, si sta scivolando, cioè si vede purtroppo, anche l'asfalto. Allora molto, purtroppo la gente... Scusa, solo. io, Gustavo Bruno, Giancarlo Facconcio, tutta una, questa serie di soggetti strani che, che girano, <ride> siamo dei grilli parlanti, capito? Cioè, alla fine facciamo così. E Stamattina poi, la televisione vedo che è invasa di grilli parlanti, no, che un, di grilli par un grillo parlante no, è qui, diciamo ma le non, non so come si sono manifestati no, diciamo tutti i grilli parlanti. No diciamo che quinte. puntualmente non diciamo non le cose così, cioè, e eh, guarda poi caso succede? poi abbiamo ragione, cioè siamo stufi di dire... Avevamo ragione perché. La gente parla solo cioè, per aprire la, gente, la bocca. La gente ha solo disagi. La distrazione di fondi prevede l'arresto. Se invece si tornasse un po' indietro e ogni individuo invece di criticare si adoperasse di più, tutto andrebbe meglio. Eh, la distrazione di fondi era il riferimento a Primo, si diceva cioè a Brucchi prendesse i soldi eh, per sistemare no, certo, il corpo. Quello allora, non si può è fare come ipogèo. Eh, certo. volta... Non lo nominare perché sennò qui no, avremmo votato contro io, di me perché no, mi piace cioè, Geo. Allora, io l'altra volta ho detto non che si dico. poteva fare eh. in altre cose ma che i fondi erano finalizzati a quella opera nessuno eh. le ha costruite. li può distrarre. Sono per d'accordo perché quando ci sono dei fondi finalizzati, quei, quei fondi non possono essere In questi essere giorni di emergenza distratti. con mio marito disabile, grave, ho chiamato tutti: sindaco, protezione civile, carabinieri e 118. Ma mi devono ancora richiamare. Stupendo. Abbandonati da tutti. Qui è solo Castagneto: bello schifo. Ci Queste chiami, sono le chiami, situazioni chiami noi dove che bisogna è... intervenire. Ci chiami, ci chiami, anzi la chiamiamo noi. La chiamerò appena fin da puntata, signora. È vergognoso questa cosa. Dove ci sono le situazioni di emergenza bisogna vergognoso. intervenire. Noi altri che stiamo ringraziando Dio bene ci possiamo arrangiare quando il Signore diceva noi siamo nati al buio, possiamo stare al buio. Noi ci possiamo stare al buio magari due giorni che stiamo bene, che siamo in salute, che non abbiamo bambini piccoli, no? Ma dove ci sono i bambini piccoli, dove ci sono i disabili, dove c'è gente che sta male? Un minimo di attenzione in più ci vorrebbe, in questo caso davvero ci vorrebbe. Andiamo velocemente Giancarlo con gli ultimi messaggi, quanti ne abbiamo? Perché dopo Pasquale ci sarà il Presidente, il presidente del BIM, perché anche il BIM tra gli altri insomma, è quello che, si è, che è sceso in campo per cercare di aiutare eh, in questa situazione di emergenza con dei fondi, poi ce ne parlerà, ce ne parlerà il, ah, il Presidente. Chiudiamo, chiudiamo il con questo, sarebbe buona cosa se i fondi destinati al corso si potessero spostare per interventi più urgenti, non è colpa di nessuno se dall'erogazione dei fondi per una data opera poi magari cambiano le priorità, no, verrebbero vogliamo... sempre usati per, le, eh, per la comunità. Allora, volevo spiegare un po' a tutti quanti i telespettatori, io non sapevo di questa cosa che i fondi erano... Allora, ci sono delle leggi comunitarie o dello Stato che dicono stanziamo questi soldi che sono finalizzati a non so, realizzare 100 campi di calcetto, sono eh, sì. soldi stanziati per realizzare 100... Eh, caserme, ok? Quindi mh, si fanno le domande e si accede a questi tipi di fondi. Non possono essere utilizzati in nessun modo, quindi aveva ragione chi scriveva della distrazione fondi per fare, per fare altre cose. Quindi, se diciamo, questi fondi che sono stati dati per fare il, il, corso. Per fare il corso erano finalizzati, non lo so, l'arredo urbano, eh, erano, eh, è chiaro che cioè non, non esiste. Eh, si Può dire che lo, lo Stato centrale o chi ha chiedato questi fondi invece di finalizzarlo per questo, lo devono finalizzare a quest'altro, però sicuramente Brucchi che tante colpe ha, questa colpa gliela, gliela togliamo. Ecco. Allora noi ci salutiamo, sì. speriamo venerdì prossimo di allora. ritrovarti. Eh, che hai mangiato, <coughs> che, perché star, starebbe a significare che la luce è tornata ovunque. Beh diciamo dopo tre giorni si inizia a sentire, io personalmente si inizia a sentire un certo disagio, dopo una settimana iniziano proprio dei danni che poi occorrono dei mesi, dei mesi per riparare insomma quindi eh, ma comunque eravamo attorno a 76 100, c'erano cioè due, due versioni 100 utenze 76 utenti. ecco però aiutateci in questo compito mh, che è quello ecco di, dalla regia. che è quello di facilitarvi anche la ripresa della corrente elettrica che è quello di segnalarci il pod pod che trovate sulla bolletta rett se c'è problema questa stamattina Davanti all'Elena dalle 10.30 alle 12, come tutti quanti i giorni, sempre lo scioperafano. Voglio ricordare, se mi rimanda Giancarlo la foto, eh, vorrei ricordare eh, le amiche che sono in questa, questa foto, che sono Graziella Cordone che è la nostra storica compagna di battaglia per quanto riguarda la cosa. Annalisa Bova, che si è unita, ci ha conosciuto per altre battaglie, si è unita adesso anche a questa cosa. Poi ci sono io, c'è cioè il blogger Giancarlo Falcone che forse qualcuno conosce e poi c'è Sonia. Sogno di Giuseppe, al eh, quale va il mio saluto, ha avuto un lutto in famiglia eh, proprio, proprio in questi giorni dello sciopero della fame. Un saluto e un augurio a Valentina Procopio che è una tua eh, collega, una carissima amica, anche a Rossella Natali della Palestra Cam, eh, che insomma, stando alla palestra Cam di fronte a casa mia gli auguri sono, sono d'obbligo se no quello mi, so, mi sparano <ride> scherzo, <ride> scherzo. allora grazie a Pasquale Di Ferdinando che ritroviamo venerdì prossimo e soprattutto in bocca al lupo per questi in questi giorni chiedo scusa se qualcuno avanti. mi cerca mi deve venire a trovare davanti davanti a più eh, lì eh ti certo. ritrovano sicuro <ride> eh qua c'è certo. sempre il famoso cane da caccia che ti deve ancora ritrovare lì c'è Pasquale in questi giorni grazie Pasquale in bocca al lupo andiamo in poi pod 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 ricordatevi segnalazioni con il pod pubblicità e no Stupisce anche l'inerzia della Prefettura, sostiene chi scrive questo messaggio, però per completezza di informazione, questo è il suo parere, va detto che in Prefettura c'è stato un organismo, adesso io non vi sto a spiegare come si chiama, un organismo d'emergenza che ha monitorato la situazione per tutto il periodo. Lo stesso Prefetto qualche giorno fa ha fatto il punto della situazione dicendo che siamo usciti dall'emergenza a parte la questione luce e, e ci ha ricordato quali erano le frazioni e i paesi dove il problema era ancora, ancora, ancora grave insomma questo organismo di emergenza in prefettura è stato attivo per tutto il periodo del maltempo pubblicità? pubblicità Buon settimana. pubblicità Eccoci di nuovo insieme, saluto e ringrazio il presidente del BIM, Franco Iachetti. Buongiorno presidente e bentornato nei nostri studi. Buongiorno. Buongiorno a te e anche ai telespettatori. Due gli argomenti che tratteremo con il presidente del BIM: uno è legato al maltempo, perché il consorzio BIM ha stanziato oltre 100.000 euro per i comuni per aiutarli a far fronte ai danni causati dal maltempo. E poi con il presidente parleremo anche della vicenda che lo riguarda eh, personalmente, perché il comune di Montorio ha. Al ha avviato il procedimento per ritirare la delega al presidente Iachetti ricordiamo che il presidente Iachetti è stato eletto dall'assemblea del BIM però è entrato nel BIM perché delegato dal comune di Montorri al Bomano. poi cercheremo eh, di capire che cosa significa quello che abbiamo detto e soprattutto eh, cosa, qual è lo scenario, lo scenario futuro ma par partiamo dal maltempo presidente perché anche il BIM è in campo eh, per aiutare i comuni a fronteggiare questa emergenza Grazie di questa opportunità che mi viene data. Allora, questo è un segnale che quando è un ente che funziona, siamo i primi in tutto Abruzzo che stiamo stanziando poco, è vero, oltre 100.000 euro per i comuni consorziati, tenendo conto dalla montagna, la Pesa Montana, più il mare. Non ho lasciato a casa nessuno. 2.000 che 2.000 euro abbiamo contribuito. Spendibili subito questi soldi, Presidente? Questi sono già deliberati, fra cinque giorni mi fanno il rendiconto perché già hanno spese tantissimo, noi entro cinque giorni paghiamo. Voglio annunciare anche che siamo fra i primi in tutta Italia che paghiamo entro cinque giorni, nessuno può lamentarsi. Qualche volta che è successo è successo semplicemente perché manca l'impiegato, anzi colgo l'occasione per ringraziarli tutti perché sono sempre... Disponibile, racconto un passaggio. Il mese di dicembre, riunione con i dipendenti e dissi: mentalità privatista, entro il 16, non devo avere qui un mandato fermo. Dopodiché ci mette, vi mettete d'accordo per le ferie. E se non si comunica questo, fare la politica con i dipendenti è come un'azienda privata che deve essere una famiglia. Io questo ce l'ho fatta e ne sono orgoglioso. Dunque, questi soldi sono stati stanziati, i comuni che sono stati individuati, lei ce li sa, ce li sa dire? Oppure... Allora, sono tutte 26 comuni, ripeto. Qualcosa per tutti? Qualcosa per tutti, par partendo dalla montagna che hanno più quote come, come, come consorzio: dai 6.000 euro, 5.000 euro, 3.000 euro, 2.000 euro. Che è I logico. comuni potranno utilizzare eh, subito, 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 in base alle esigenze. Da che premettere, hanno. ripeto, è logico sono oltre 100.000 euro, ma non è che noi amministriamo un bilancio di chissà che cosa, perché qualcuno mi dice, ma no Presidente, oltre i 20 milioni, no, noi amministriamo 2 milioni di euro. Io andrai a fare il Presidente che ne ingassavo circa un milione e tre rotti, adesso siamo a 2 milioni. E da per il telespettatore ente pubblico, a noi i soldi ce li dà l'Enel, è un ente privato, noi non dipendiamo dalla finanza pubblica. Noi aiutiamo la provincia, i comuni, più in qua forse anche la regione con qualche progetto da fare insieme. In questo periodo di spending review, presidente, si parla spesso, anche qui abbiamo ricevuto spesso dei messaggi, no? eh, Bisogna tagliare, bisogna tagliare le indennità, bisogna tagliare gli enti e tra gli enti che secondo alcuni cittadini eh, andrebbero aboliti, viene fuori spesso il BIM. Eh, spieghiamo bene che funzione ha il BIM sul territorio, eh, da dove arrivano i soldi che amministra il BIM e da dove arrivano i soldi anche delle vostre indennità. Allora una volta per sempre, chi costituì questo consorzio nel 1956, riflettiamoci un attimo, ebbe l'accortezza già, che adesso si parla nel 2015 di unione dei comuni, di unire già i comuni allora. Perché? Perché avendo questa possibilità, allora era la Terni, ex Terni, sul territorio di poter ingassare dei benefici da riversare sul territorio. Io dico che singolarmente un comune, e la dimostrazione l'ho dato con l'ICI che abbiamo ingassato di 4 milioni e 7, siamo stati uno dei primi consorti in tutta Italia, singolarmente il comune, l'ENE non lo so, pensa che noi abbiamo a che fare con l'asso elettrica, ENI, Edison il nel... gruppo diciamo definiamolo no. così che loro nell'ultimo articolo l'ultimo nell incontro che abbiamo fatto ha detto che loro non sono un bangomat mentre noi diciamo al di là del bangomat ma siccome fanno utili stratosferici e sfruttano il nostro territorio e sfruttano il, il, il nostro il territorio punto, il punto deve, deve pagare punto deve risarcire il territorio io che sono montoriese conosco il Vomano perché ho imparato lì a nuotare Poco, però ho imparato <ride> qualche cosa. Il fiume è importantissimo per noi. Dunque questi soldi arrivano dall'Enel o comunque Quindi, dal gruppo Energia, chiamiamolo sinteticamente allora, così, noi e come si regge su que con questi fondi? Noi dipendiamo, perché spesso volte si fa confusione con Enel, noi dipendiamo da Enel Produzione, Enel Distribuzione, che ho tirato fuori anche in gamba, ma ne possiamo parlare dopo nel mio comunicato, perché vedo che devo dire che è nel produzione, ha, mh, ho un buon rapporto. E nel distribuzione no? Con il distribuzione, purtroppo, adesso torniamo lì il punto. Andando in, tutti insieme con una delegazione dei sindaci della montagna, lei ha proposto, abbiamo, sì, ha proposto questo, che ne parlano nella riunione dei sindaci del 17. Quella riunione dei sindaci del 17, chiesta dal comune di Montore Alvomano. Anche se dopo in questo frattempo mi è arrivato l'avvio del procedimento del procedimento del ritiro della delega, sì. Concludiamo il discorso maltempo e poi parliamo anche di questo aspetto che la riguarda personalmente. Lei in questa assemblea proporrà ai sindaci di unirsi per avere più forza su Enel distribuzione. Distribuzione. Allora, l'argomento è questo: la nuova governance del consorzio BIM proiettata dal 2015-2018, il piano triennale il 2017 e vediamo di trovare qualche altra soluzione insieme, anche se è difficile, mettere d'accordo i 26 comuni, guarda da una premessa, che il nostro condotto è un po' anomalo nei confronti del, del nord, in quanto va da dove nasce il fiume e dove ha la foce, avendo Roseto e Giuliano, che sono, e io sono anche onorato, e quindi è abbastanza complesso, diciamo. Con le quote, la partecipazione, eccetera. Però con questa assemblea parliamo cosa possiamo fare insieme. È logico, servizi sociali, ma noi in parte già lo facciamo. Ma lo facciamo su indicazione perché il mio referente è il sindaco o il delegato del consorzio con cui facciamo il programma 2015. Per dire, guarda che quest'anno. Abbiamo bisogno di, di, questo, di questo, di quest'altro, oppure abbiamo bisogno di lavori pubblici, oppure di altre situazioni che Dunque, sono Dunque il territorio. BIM opera e si muove in base alle indicazioni che arrivano dai delegati o dai sindaci dei comuni, dei comuni. che fanno parte del consorzio e abbiamo detto quali sono quelli che si trovano nel corso, nel corso del fiume. Il 17 ci sarà questa assemblea importante, importante per questi aspetti ma importante anche per lei perché come dicevamo il Comune di Montorri ha avviato il procedimento per il ritiro della delega eh, di eh, Iachetti. Eh, adesso eh, lei che cosa potrà fare? Intanto ha <coughs> annunciato già un ricorso al TAR. Ma la procedura, l'iter qual è? Perché no, qua no, c'è no, un no, iter no. ben preciso, sì, non no, è che no. il Comune decide di ritirare la Della, ritira e lei se ne torna a casa, insomma c'è un procedimento... Allora, il, del il Comune ha avviato il procedimento, e mi ha dato i dieci giorni per legge. Per le Io controdeduzioni. Presenterò la mia memoria dicendo che secondo me sta sbagliando il percorso. Dico questo perché ci sono già sentenze che già è successo un'altra volta, sempre con Montorio e con l'ex presidente Angelo di Donato Antonio. E dopo le mie, la mia memoria, lui ha la possibilità, non, il, sindaco. il sindaco, di ritirarmi la derga. Nel momento in cui mi, mi ritira la derga, ho qualche giorno di tempo per decidere se fermarmi, ritornare a fare il consigliere comunale a Montorio oppure di rifare il, il ricorso al tar. Lei è orientato verso il ricorso al tar? Allora, io in un primo momento ero orientato... Torno a fare il consigliere perché sono stufo un po' di tutte queste situazioni, perché bisogna distinguere ente e ente. La politica si deve mettere intorno a un tavolo per dire qual è l'ente utile o qual è l'ente inutile. Qual è che è costoso, qual è che non è costoso. Basta pensare che noi il costo della politica è 5,76 a livello di federazione nazionale. Dobbiamo stare entro il 6%. Parla di federazione dei BIM, Feder dei BIM perché qui questo, questo problema lo stiamo vivendo noi soltanto come Abruzzo. Nel Nord non si parla di chiudere il BIM o di indennità di altri problemi, di investimenti, punto. Perché l'interessante, io la critica la posso ricevere e ne sono anche convinto che possiamo fare ancora meglio, benissimo, parliamone. Però quando un ente che lavora porta a casa i vari risultati faccio uno perché è un mio fiore all'occhiello che ci tenevo, l'asilo nido a Montorio tramite la federazione che non doveva venire nel nostro versante ma andava nel versante Aquilano, beh è un ottimo risultato perché avere a Montorio un asilo da un milione e due, fido io, uno dei migliori del centro sud, ultima generazione. Eh, per tornare al procedimento avviato dal Comune per il ritiro della delega a lei Presidente, no, prima leggiamo un messaggio che c'è per lei. Un plauso a Iachetti, persona seria e concreta, modesta e attiva. Lo dice Gabri di Villa Mosca. Eh, le dicevo, le, il, il sindaco di Montorio non ha digerito, tra virgolette, il fatto che lui chiedeva che si azzerassero le indennità, per i componenti della giunta del BIM e di conseguenza anche l'indennità del Presidente non ha digerito insomma che lei non ha rispettato quello che eh, per lui era un'indicazione politica che aveva dato al suo delegato eh, leggiamolo anche l'altro messaggio Giancarlo che abbiamo signor Iachetti perché non ci fa rimborsare dall'Enel e poi risponde anche a questo eh, l'indennità al centro allora, della contesa, insomma, c'è questa sì, indennità sì, sì, anche guarda, del presidente e non solo guarda, del. Guarda, io eh, sono una persona che a me piace dialogare e se c'è qualche situazione lo possiamo fare. Io, che cosa ho fatto? Ho convocato l'assemblea e ho portato il bilancio di previsione del 2015. Anche qui siamo i primi in dotto Abruzzo che abbiamo approvato il bilancio di previsione del 2015 in, in doppia versione. Dopodiché, nella comunicazione. A premettere il bilancio votato all'unanimità dove c'era scritta anche l'internità. Dopodiché nella comunicazione del Presidente ho comunicato all'Assemblea di quello che abbiamo fatto, di quello che stiamo facendo e di quello che vorremmo fare. E ho dato la parola all'Assemblea chiedendo di esprimersi anche sulla benedetta internità. Il Presidente, il CDA, siamo disponibili a tutto. Cioè se l'Assemblea avesse detto da oggi il, il presidente Aghetti non prende più l'indennità come tutti gli altri componenti della Giunta, lei avrebbe accettato la, la decisione dell'Assemblea. Chi mi conosce sa che dopo mantengo la parola. E avvenuta la, la discussione, è avvenuta la difesa diciamo, dei vari obiettivi. Chi diceva giustamente non interessa quanto prendo e quando non prendo. L'interessante è che il presidente, il, il condorzio Bim, raggiunga l'obiettivo. C'è stato qualcuno ha detto sì, che cominciasse indando l'amministrazione del comune di Montorio a e dopodiché può chiederla anche al consorzio. Che un condo parlare di riduzione. Devo fare qui un inciso. Noi volendo potremmo prendere indennità del comune più grande, cioè del comune di Teramo. Noi ci siamo ridotti l'indennità a 10.000 abitanti, cioè come un comune di Montorio, Castellalto, Mociano. Cioè lei prende la stessa indennità del, del sindaco di Montorio? Di Montorio, ridotta del 10 più 10. Quello che loro si sono tolti, e sono d'accordo, o meglio, non condivido perché se uno sta lavorando non è che... L'unica cosa è che il sindaco prende di meno in quanto è il lavoratore e io lo faccio a tempo pieno. Questa è la differenza semplicemente lui prenderà netto sui 600 e qualcosa, io prendo 1260, lui no, facendo al tempo pieno prenderebbe 1200. Cioè lui non ha rinunciato allo stipendio da lavoratore, cioè lui lavora per cui... Si è ridotto, però bisogna dargli atto. Eh. Sì. Mo Gianni dare accesso a Cesare quello che diceva, nonostante tutto quel, no, nonostante quello che mi sta combinando, si è ridotto l'indennità, lui ci, ci teneva perché 5 eh, anni fa Gianni ha governato insieme a me. Da premesso voglio aggiungere, Gian, e lo ringrazio anche tramite la TV, mi ha dato la mano a farmi fare il secondo presidente. mandato come presidente, dopo chi vuol leggere legga bene, chi non vuol leggere non posso fare niente. Dopodiché l'Assemblea ci ha dato pieno mandato, perché ripeto, è un conto parlare di riduzione, guarda, no? è un conto fare quel tipo di articolo, il primo di articolo. Out out, giusto? Lei non ha digerito questa, cosa. ma non, guarda, da lì no, è partito... Non tanto, diciamo. Ma non tanto io, <ride> guarda perché ho, ho qualche capello bianco e quindi vengo anche da una storia politica un pochettino diversa, mi piace out, sempre... out non le è piaciuto. No, out out no. Lei avrebbe preferito un dialogo? Cioè, sì, sì, aspetta. Il dialogo c'è di... stato nella riunione di martedì e mi dissero certe cose. Dopodiché rimanemmo d'accordo, guarda, non mi dare soltanto una finestra, è molto alta la finestra, dammi il portone per vedere, perché nel momento in cui, ipotesi, faccio un'ipotesi, si parlava, guarda, per esempio, possiamo dare un segnale in più di questa nuova politica, eccetera, 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 non so, una riduzione, un altro 10%? Perché no? Perché qui, quando dico... Perché il BIM, scusate, eh. ma perché non parliamo degli altri? Scusa, ma sembra il consorzio? E io dico carissimi telespettatori. L'unico ente che funziona è l'unico ente che riesco ad avere i soldi dell'ENEL nel mese di ottobre anticipatamente. Ecco perché amministriamo bene. Perché qualcuno pensa che noi amministriamo 20-30 milioni di euro. Noi amministriamo, ripeto, 2 milioni di euro. Punto? 26 comuni per un totale di, cento, di oltre 180.000 abitanti. È logico che sembra poco, 100 milioni, anche se da ieri sera, stamattina, devo dire grazie ai sindaci che mi stanno telefonando, mi detto, Presidente, sei un grande. Dunque, questo per quanto riguarda i 100 mila euro stanziati dal BIM in questi giorni per l'emergenza maltempo dobbiamo dare una risposta anche a chi, ci chiedeva, chi chiedeva aiuto al BIM per avere i rimborsi da allora, eh, Utilizzate i fondi anche attraverso i comuni per riqualificare i territori anziché usarli per feste o manifestazioni Questi 100.000 mila euro qui sono per il territorio Allora, ehm, dando ringrazio alla telespettatrice teles teles di Villa Mosca sì. Grazie perché ah, per di questi giorni diciamo che ne ho bisogno per quanto riguarda siamo stati tirati in ballo per manifestazioni e lì noi abbiamo due capitoli principali. Manifestazioni e manutenzione ordinaria e lavori pubblici. Mi potete muovere solo su questi due. Diciamo, su quei, grosso modo, sì. sono i due sono capitoli. Le linee. Esatto. Allora, quello che ho detto prima è il territorio che riconosce la manifestazione istituzionale. Ma che devo dire eh, la porchetta a Cambri? Che devo dire la vetrina del parco, che devo dire la mostra mercato di Castelli, che devo dire le manifestazioni sul Civitello. e il sindaco che indica. che indica: guarda, dobbiamo dare una mano per quanto riguarda, ad esempio, l'H24 della Croce Bianca. Perché i comuni di Crognaleto, Pietra Camera, Fanadriano, Montorio, dobbiamo coprire quel, quell'H24. E lì intervenite: potete dire. Noi interveniamo. Su no, comunicazione del comune, l'ultimo esempio, le mille miglia, io ho preteso dai comuni del percorso di darmi una lettera di indirizzo se devo partecipare o meno. quello che scelgo io, dopodiché, compreso Montorio, che mi ha chiesto di partecipare, Crognaleto, ho partecipato a questa manifestazione. Quindi è vero, pensare un pochettino più al territorio, però ripeto. Li devo fare di concerto con il sindaco del territorio. Perché ci sono indirizzi ben precisi che portano il BIM anche verso le manifestazioni su indicazioni dei comuni. Per quanto riguarda l'Enel. Sì, però Tenele... c'è anche un altro messaggio: sì, con l'Enel. Sì, nella riunione del 17. Allora, Enel Produzione potrebbe riversare il contributo BIM su tutte le bollette del territorio? No, no perché ho detto prima, noi ingassiamo da Enel Produzione. Loro invece sono Ener distribuzione. È un, un altro settore. È un'altra società. Un società. Anche se è il gruppo Ener, ma è completamente diverso. Lì qualche volta qualcuno ha detto che questi i soldi perché non sa alle province, la premessa, i soldi vanno ai comuni. Attraverso il BIM poi rivanno ai comuni. E rivalutare, perché io entrai ripeto, con un milione e tre erotti, adesso ringraziamo due, perché parla un, uno che rappresenta dei 26 comuni. Parliamoci bene, l'Unione Comune è stato rinviato, il nostro ancora esiste dal 56, la e legge per era lei, del 56. Per i rimborsi, Presidente, il BEMU può fare qualcosa come ci chiede. Noi nella Natale. Commissione che andremo a fare, perché vorrei fare una Commissione per con l'ENEL distribuzione dove chiederemo, è vero che l'ENEL già ha avuto un piccolo colloquio abbastanza dove dice che riverserà il, il tutto per il tempo. In cui è mancata l'energia elettrica, quindi rimborserà direttamente sulla bolletta. Alla mia domanda, che, ti, che chiedevo, ma guarda che qui c'è in qualche situazione, computer, congelatori, eccetera, lì deve farvi un rendiconto, che è anche complesso. Avete intenzione, intenzione di, di ridare una percentuale? Di ridare, è molto complesso. Annuncio che mi sto dando da fare anche per partecipare a un comitato. Magari mettendo qualche presidente che, che sa leggere e scrivere veramente in materia, perché qui bisogna prendere uno che sa della materia di energia elettrica, come ho fatto io d'altronde per ingassare l'ICI dall'Enel e come sto facendo, ripeto, sto adesso fermo, per il catastro del sottosuolo, che è un altro Ma fermo ricchezza. sempre per la procedura che ha avviato il Comune di Montorio, perché cioè, deve oh, vedere oh, che fine farà. Beh, perdiamo un po' di tempo, però questa sono riuscita a farlo. Eh. Ho fatto in tempo perché ci tenevo a far sì, che questo è un altro piccolo fiore all'occhiello, che siamo i primi. Punto. Prima di salutarci, eh, Presidente, vuole aggiungere qualcosa in relazione soprattutto alla vicenda che la riguarda personalmente? o In attesa? Ma no, guarda, a me non piace non piace polemica, a me piace lavorare, impegnarmi dalla mattina alla sera al di là dell'internità o meno, non è quello per me il, il problema, eh, e chiedo come faccio con i sinci, ma d'altronde sul 26 averne 25, non è facile, ripeto, il bilancio è approvato all'unanimità da tutti, compreso anche Montorio naturalmente, eh, io dico il dialogo, parliamone, come faccio con tutti gli altri, ne vorrei parlare con il mio comune, perché ripeto, da una parte vengo accusato perché... Ho fatto troppo al mio comune. Il mio comune che mi avvia il procedimento, staremo a vedere. Io sto con la coscienza a posto, quindi non è un problema. Bene, noi la salutiamo, aspettiamo questa assemblea del 17 marzo e poi vedremo insomma, la strada che intraprenderà eh, Franco Iacchè. O magari il comune può. Il procedimento, mi scusi se le faccio questa domanda, che andrebbe fatta al sindaco, ma credo che lei sia ovviamente ben informato. Questo procedimento può essere ritirato da parte del comune, anche se è stato avviato? No, oppure parte no, non no, parte? Il non procedimento si può... è stato avviato, il sindaco, cioè, se il sindaco può, volesse tornare indietro? Può o, può, o non può? Sì, sì, ah, può. può accetto la tua memoria e dunque rimani al tuo posto per il comune di Montorri Albomano. Ok, dunque può tornare indietro però il procedimento avviato deve fare il suo iter con le il sue conto. Io adesso produzione. devo fare diciamo, la memoria okay. che consegnerò entro la settimana o io ho lunedì, non so, io adesso il conto dei dieci giorni. Con Quando la è la scadenza? Giorni, esatto, sì. la scadenza esatta. La preparata sì? La sto preparando. La sta preparando. Cioè Bene. stamattina diciamo che... Bene, intanto grazie per aver accettato il nostro invito, grazie per essere stato nei nostri studi, buona giornata, buon lavoro e ovviamente in bocca al lupo anche per la sua vicenda personale. Grazie Presidente. Grazie, buongiorno e buona giornata a tutti. Grazie anche a voi per l'attenzione e prima di tutto torna domani mattina con Rino Orsatti e Francesco Marcozzi. Grazie e buona giornata.